Il 2 maggio sono tornato ieri da Firenze. Come avete visto il video, andate a guardarlo. Vi lascio qui il link, quindi cliccate oppure in descrizione. Whatever. Cosa sto facendo adesso? Perché sto facendo un video? Ebbene sì, sto. È un casino, lo so, scrivania. Comunque sto scegliendo which camera I want to take. Perché adesso andrò a Malta quest'estate, andrò a fare un documentario su una barca a vela per il progetto Bimbi in barca, ragazzi in barca, questo progetto fa diversi anni, anche lì se non avete visto i video, prima settimana, seconda settimana, qua, cliccate, 1, 2, 3, ok. La mia idea è di prendere una Canon 750D, che è questa camera del 2015, quindi abbastanza recente, con un prezzo. Ho trovato un'offerta per 675 franchi, se non sbaglio, compresa di sacca per la camera e una schedina da 8 giga, quindi nulla, però comunque qualcosa. Sto facendo dei confronti con la 70D perché è la camera che ha mia madre, quindi quella che ho utilizzato anche per vari lavori che ho fatto io. In linea di massima mi sembra molto buona, in questione di prezzi, 200 euro in meno rispetto alla 70D, però in linea di massima è migliore, è più leggera. L'unica cosa un po' negativa è la durata della batteria. Seconda cosa negativa, le dico subito, tanto le cose negative sono cosciente, è l'obiettivo che ricevo incorporato insieme alla macchina è un 18-55, quindi non ha un grande zoom, però anche lì l'acquisto di uno zoom si può fare anche in un secondo momento e non è una cosa così complessa, diciamo. Canon TSI 750D. A me! Siamo in viaggio per l'acquisto. Giustamente ieri sera avevo già raccontato qual era l'acquisto e oggi è il grande giorno. Sono le 17:06 e siamo in posta. Lui mi accompagna perché giustamente fare i grandi acquisti ha bisogno di grandi persone al proprio fianco. Adesso si preleva e poi diretti alla manovra. Ok, allora prelievo in franchi. Si deve attendere. Altro importo, 700 soldi. È andata male, non possiamo prelevare più di un tot, cioè 300 franchi. Poi ti faccio un prestito. Albi, ma adesso i soldi che ho guadagnato, almeno sommati a questi, posso comprarmi la macchinetta. Adesso dobbiamo vedere se Sono veramente troppo gentile. abbiamo i soldi per la macchina, andiamo a comprarla. Stiamo per acquistare questa qui. Guys, ce l'ho in mano. È impacchettata, ma. In realtà dopo l'apri non ci dentro niente. Ok. Pesa un bel po'. C'è compresa la borsa Canon e una chiavetta. Scheda 8 giga, giustamente, sempre meglio di nulla. Giusto al tempo di un vlog. Esatto, un vloggettino. Quindi non farò video di prova adesso, cioè devo concentrarmi a non farli. E a casa unboxing per la prima volta. Nice. Direi che ci vediamo a casa. And finally we have it. 3, 2, 1 and there we go. Abbiamo la camera, una schedina da 8 giga, una cosa. Ma let's open. Vado ad aprire. Dischetto. Manuale. La banda. Il cavo di alimentazione per il caricabatterie. Il caricabatterie. L'obiettivo. La batteria. Il cavo per connettere la camera al computer. And finally. La camera. It's quite a wonderful camera. Quindi schermino LCD. Governabile, abbiamo capo obiettivo, ok,
quindi questa la lasciamo 18-55, quindi non un grandissimo zoom, però un obiettivo degno comunque. Queste sono quindi le cose contenute all'interno del pacchetto, senza calcolare, vabbè, c'è il manuale di istruzioni, il DVD per così, però questo è il materiale all'interno della camera. Spostare tutte queste cose là, lasciamo solamente la macchina e l'obiettivo, ok? Togliere questo, sembrerebbe interessante, non voglio lasciarlo troppo aperto, sennò entra la polvere, bianco, bianco. Primo impatto molto positivo. Adesso mettiamo la batteria dentro. Batteria molto strana rispetto alla batteria della 70D. Accendendo. And there we go. In conclusione, è davvero una buonissima camera. Io adesso sto filmando con la nuova 750D. Non ho ancora riscontrato effetti negativi perché per ora ho fatto solo alcune fotografie e poco video. Ho fatto un timelapse che vi lascio scorrere adesso. E qualche fotografia che uso come conclusione di questo video. Ci vediamo as soon as possible.